Un saluto a tutti i campanelli di YouTube, oggi è sabato 14 marzo e mi trovo davanti alla mia campana personale. Se vi ricordate, avevo già fatto un video di prova su questa campana. Ecco, un video di prova che praticamente avevo montato il ceppo a slancio della campana. Eccolo qui. Cosa è cambiato rispetto a quella volta che ho fatto la presentazione del montaggio e della suonata e della distesa di prova? È cambiato che ho restaurato per la seconda volta il ceppo della campana. Perché? Perché evidentemente il ceppo di prima, quello che aveva prima, era ancora un po' troppo. Rallentava un po' la campana, poco poco poco, e quindi, dato che rallentava la campana, il battaglio non collaborava, ecco, diciamolo così. Sentiva rallentare, allora il battaglio ha cominciato a perdere, diciamolo così, l'orientamento. Ecco. E adesso vi farò ascoltare per la seconda volta la distesa di prova, però con il ceppo proprio cambiato. Cioè, non è proprio cambiata la sua faccia, ma come potete vedere, è più basso rispetto all'altra volta, quella volta lì, se vi ricordate. Ecco. Qui intanto sotto abbiamo il peso che ho tolto, ecco, per la seconda volta. Vabbè, qui abbiamo l'altra campana, che poi dopo ve la farò anche vedere, che non l'avevo presentata questa campana qua. Ecco. E adesso ascolteremo due segni. Il primo segno, la distesa di prova, per la seconda volta ascolteremo con questa struttura qui, vedete, in verticale. Mentre il secondo segno ve lo faccio sentire in orizzontale, ovvero come i castelli, quelli delle cattedrali che hanno dentro, quei castelli di legno, ecco, se ci avete presente, ecco. Sì, ci avete presente. E magari ascolteremo anche faremo anche un terzo segno, sempre ripreso dal punto orizzontale. Bene, purtroppo domani è la terza domenica di Quaresima, ma purtroppo non si potranno fare dei video alle campane vere e proprie, perché? Perché appunto c'è di mezzo questa malattia chiamata coronavirus, che ormai è da metà febbraio che è cominciata questa cosa. E quest'anno pensavamo che il 2020 sia stato un anno positivo, pieno di suonate, cera, pieno di pace e felicità. Ma purtroppo, visto che c'è questo coronavirus di mezzo, non è stato un anno de decente, ecco, cioè decente per tutti. Purtroppo il 2020 è andato così. Mi spiace per tutti, so che pensavate che il 2020 sia un anno di pace e felicità, ma invece abbiamo trovato il negativo, che hanno chiuso praticamente tutti i posti dove c'è molta gente, soprattutto le chiese, anche se la chiesa è un posto molto importante, è un posto sacro, ecco. Bene, adesso ascolteremo appunto questi due segni di stesa. Come vedete, adesso vi faccio vedere. La campana è molto più veloce rispetto all'altra volta. Qui possiamo vedere, vabbè, la ruota con i perni. Questa è la vite del blocco della ruota, perché se no altrimenti gira su se stessa. Vabbè, il ceppo ve l'ho già fatto vedere. L'altra vite.
Qui abbiamo il battaglio, vedete, con il suo naso, o peduncolo come volete chiamarlo voi, però noi campanelli lo chiamiamo naso, il suo anello. E adesso ascoltiamo i due segni. Però nel primo segno ascolteremo anche prima un 3-3-3 l'Angelus e poi la distesa di questa campana. A presto! Purtroppo non era venuta come pensavo la distesa. Purtroppo il castello continuava a traballare con questa posizione verticale. Però almeno abbiamo provato a fare la distesa di prova anche sul punto verticale. Adesso passiamo agli ultimi due segni, che sono quelli con il castello verticale.